la chiesa più antica che c'è, perché una cosa interessante della chiesa, oltre agli affreschi eccetera, sono le fontanelle. E la fontanella taumaturgica, che è considerata taumaturgica, per un motivo molto semplice. Il governatore, perché nel 1500 l'Italia era sotto il dominio francese, il governatore Carlo II d'Amboise, nel 1503 si immerse in queste acque taumaturgiche, che furono acque miracolose, guarì da una malattia cardiocircolatoria, e da lì decise di intraprendere una costruzione di una chiesa che iniziò nel 1505 e venne completata nel 1506 dall'architetto Amedeo. Questa è la chiesa di Santa Maria della Fontana a Milano, e inizialmente questa chiesa venne, per la progettazione e per la costruzione, venne attribuita a Leonardo da Vinci e a Bramante e all'architetto Solari. Solo nel 1988 un certo Graziano Cecchi, che è un archivista, trova dei documenti dove si sa adesso l'attribuzione della costruzione, che è questo architetto Allori, che è un famosissimo architetto del Rinascimento, che fu architetto della Certosa di Pavia e architetto di Santa Maria delle Grazie a Milano. Queste acque, questa fontana, vennero considerate acque taumaturgiche fino al 1700-1800, che però queste acque vennero inquinate, perché nel XIX secolo ci fu un incendio in questa fabbrica di bitume, dove purtroppo il bitume inquinò queste acque, e queste acque vennero inquinate per un certo periodo fino al XX secolo, e attualmente queste acque sono tutte quelle acque lì vengono appunto dall'acquedotto cittadino milanese. Basta. Poi a livello artistico di questa chiesa qui, insomma, dicevo 1500. Comunque, in questa chiesa, oltre alla famosissima fontana taumaturgica, ci sono anche degli affreschi del 1600 di attribuzione incerta sul soffitto della chiesa, e intorno all'altare e alla fontanella però ci sono degli affreschi di santi,
Alcuni sono riconoscibili come San Cristoforo e Santa Caterina d'Alessandria, che sono invece attribuiti alla scuola di Bernardino Luini.